Allora, intanto buongiorno a tutti e ci troviamo in questo spazio virtuale che in questi mesi in qualche modo è stato il più reale di tutti, in uno di questi appuntamenti ideati dall'Accademia. Oggi io sono davvero estremamente contento di poter dire che qui con noi c'è Giulia Argenziano, che saluto, perché Giulia, attraverso quello che è stato il suo progetto di tesi, ha incontrato una band che insomma è molto nota nell'ambiente indie e direi che dopo l'ultima edizione di Sanremo non soltanto nell'ambiente indie italiano, che sono i Pinguini Tattici Nucleari, perché nella sua tesi, una tesi molto profonda di ricerca in cui lei studiava sostanzialmente la relazione che c'è tra l'immagine pubblica di un artista, quindi il suo look, potremmo dire, e la creazione, la produzione artistica e poetica dell'artista stesso. Ora, diciamo che c'è un momento preciso della storia in cui l'immagine pubblica dell'artista non è più soltanto moda, ma comincia ad essere modo, quindi di fatto è parte del messaggio drammatico. Cedo la parola a Giulia e lascio che ci racconti come da questa tesi, che come progetto pratico aveva la produzione di visual e dell'immagine, un'ipotesi di immagine per i Pinguini Tattici Nucleari, si è ritrovata ormai a questo punto da un paio d'anni a lavorare con loro e ad essere, diciamo, una sorta di art director o comunque a occuparsi dell'immagine nel senso più scenografico, ma anche nell'immagine nel senso appunto della cultura visuale che li riguarda. Grazie, intanto buongiorno a tutti. Allora, appunto, come diceva il professor Tontardini, io sono entrata in contatto con questa band ormai 2 o 3 anni fa, da fan, quindi in realtà ero proprio un'ascoltatrice abbastanza assidua dei Pinguini Tattici Nucleari quando ancora in tempi non sospetti giravano soltanto per i piccoli localini di Bergamo. E quindi, insomma, diciamo che mi sono interessata a loro in realtà in modo quasi inconsapevole, ma volevo cercare di inserirmi perché pi mi piaceva molto questo loro lato narrativo e questa loro volontà di raccontare delle storie di fatto. Quindi, e il tutto è nato un giorno in cui abbiamo deciso di fare una prova con appunto, i ragazzi all'ATP di Brescia, quindi a un famoso locale del Bresciano. Questo perché non avendo budget non sapevamo bene come realizzare il tutto e quindi abbiamo scelto questo locale perché aveva già diciamo, a disposizione i LED wall che ci permettevano appunto di realizzare questi visual. Qual è un po' il concetto dietro questo lavoro? Portare quello che per me è la scenografia, quindi un racconto, un mezzo di comunicazione molto forte a livello visivo. All'interno di un concerto che fino a questo momento comunque è una tematica che viene sviluppata ormai da qualche anno. Però fino all'anno appunto in cui abbiamo realizzato noi questo progetto, non erano visti come i visual, comunque la scenografia per concerto non era ancora stata così tanto sdoganata. E di conseguenza io ho cercato di realizzare questi video, perché di fatto sono dei video di animazione grafica, dei collage, piuttosto che insomma delle animazioni vere e proprie, che andassero in un certo senso a raccontare, qua vi metto dei frame di alcuni video, che andassero a raccontare in modo parallelo la storia o comunque il mood che voleva appunto mettere in scena, che volevano appunto mettere in scena anche i Pinguini Tattici Nucleari tramite le loro canzoni. Questi sono alcuni dei visual che poi in realtà sono stati portati non solo all'ATPU, ma anche l'anno scorso nei locali più importanti, insomma, dell'Italia. E tutti quanti appunto hanno una loro estetica, un loro personalissimo stile per riuscire appunto a esprimere al meglio per ogni canzone il significato, comunque lo stato d'animo che ogni canzone in sé voleva appunto trasmettere. Quindi è stato un lavoro molto di condivisione tra me e i ragazzi e di collaborazione di fatto. Come dicevamo appunto, questa è stata soltanto una prova iniziale perché all'ATPU abbiamo provato un po' anche testato anche il riscontro del pubblico
E in quella serata ci siamo resi conto che poteva funzionare effettivamente, perché a molti piaceva ed era piaciuto il lavoro, e anche gli stessi pinguini avevano molto apprezzato, perché erano riusciti, tramite appunto all'unione, al connubio tra musica e insomma arte visiva, visual design, a caricare ancora di più di significato il loro concerto. Di conseguenza, l'anno scorso, subito dopo la mia laurea, abbiamo girato tutta l'Italia con appunto i label, con appunto i visual che avevano stati realizzati da me, per promuovere Fuori dal Live, che è stato il loro quarto album, e che poi è stato quello che, diciamo, ha dato un po' la spinta, il boom, per poter poi arrivare anche a Sanremo. Perché ogni canzone dei Pinguini Tattici Nucleari è un po' a sé, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del testo e della narrazione che c'è dietro. Quindi la nostra idea era appunto di creare una sorta di festa, un carnevale di immagini, colori, significati, citazionismo, eccetera, eccetera. Per cui appunto abbiamo cercato di realizzare dei visual che fossero molto particolari, molto colorati, molto divertenti, perché c'è molta ironia, c'è la volontà appunto di creare una sorta di collaborazione e condivisione con il pubblico, che deve proprio sentirsi parte dello spettacolo. La mia personale visione appunto della scenografia in generale, ma in particolare della scenografia con l'utilizzo dei visual per concerto, è appunto di creare una collaborazione diretta con il pubblico che diventi parte integrante dello spettacolo e non solo uno spettatore passivo che fruisce dello spettacolo. E poi vi ho messo alcune foto, diciamo, significative di alcuni momenti dello spettacolo, con appunto anche quella che poteva essere la risoluzione scenica, quindi questi tre LED wall che appunto facevano la cornice allo show, e in questo caso per esempio i ragazzi anche si vestivano con dei kimono, perché la canzone si chiama Sashimi, fa riferimento al mondo giapponese, tutto quanto, quindi si creavano anche questi momenti anche divertenti di collaborazione in cui i ragazzi sul palco diventavano parte del visual e viceversa, piuttosto che momenti molto più colorati, tropicali, come questo con la canzone No No No, e il visual che è appunto molto tropicale, molto estivo, perché la canzone è una sorta di tormentone estivo, prende spunto da quello. Monopoli, che invece è il gioco del Monopoli rappresentato tramite appunto immagini. E qui poi vi ho messo un'immagine così, cercando di non spoilerare troppo, di quello che sarà, perché appunto abbiamo girato i palazzetti più grandi d'Italia, cioè dovremmo girare i palazzetti più grandi d'Italia l'anno prossimo, comunque appena il virus ce lo permetterà, e stiamo facendo un lavoro veramente incredibile, perché ovviamente oltre alla mio apporto come scenografa, ci sono tantissime altre persone che stanno lavorando a questo progetto, tra appunto light designer, tecnici suono, tecnici per quanto riguarda le riprese live che ci saranno appunto al Mediolanum Forum, eccetera. E insomma, da una piccola idea è diventato questo progetto non solo una realtà, una concretezza, ma sta diventando sempre di più una frontiera che io non avrei mai pensato di poter raggiungere alla mia età e comunque con le mie competenze, che non sono poche le mie competenze, però comunque non sono nemmeno quelle di una professionista fatta e finita. Quindi, insomma, per me è una grande soddisfazione stare qua a parlarne. Quindi ti faccio una domanda che è relativa a qualche discorso che facemmo proprio in previsione della tua tesi. Fare un video che viene visto, no? Messo sullo sfondo durante un concerto, comporta un certo equilibrio tra ciò che esige il gruppo, quindi la fisicità del gruppo, l'iconicità del gruppo, e anche quello che è l'accompagnamento visivo. Ti chiedo come hai saputo dosare questo, trovare questo equilibrio tra ciò che dovevi far vedere senza però farti vedere troppo, perché sennò poi sappiamo che diventa una sorta di, no, programma televisivo e non più un live, ma l'attenzione invece va proprio sul cantante, sui,
sui musicisti e anche sul tuo lavoro. Quindi ti chiedo... Non penso di aver ancora trovato totalmente l'equilibrio, perché appunto è un continuo divenire e ogni volta che ci viene richiesto di fare uno step in più, uno step successivo, questo comporta dei cambiamenti anche proprio dal punto di vista progettuale. Quindi sì, ci sono stati molti momenti in cui ho dovuto ricalibrare, nel senso che a livello di idee sono sempre piaciute molto, però ci sono stati molti momenti in cui mi è stato chiesto di togliere qualcosa, non perché quella qualcosa desse fastidio, ma perché magari si voleva cercare di mettere insieme il mio lavoro fatto magari anche precedentemente e il lavoro fatto poi aggiunto. Poi, per esempio, in quest'ultimo tour dei palazzetti stiamo cercando di unire molto i miei visual con le luci, per esempio. E ovviamente il light designer mi sta cercando di indirizzare e io stessa anche cerco con lui di collaborare per arrivare a trovare una quadra che sia il più possibile funzionale allo show. Però devo dire che comunque, lo dico perché appunto il professor Tantardini dice che io sono modesta, quindi in questo caso cerco di esserlo un po' meno, devo dire che comunque ha sempre funzionato bene il lavoro, sono sempre arrivate molte gratificazioni, non solo dal pubblico, ma anche da professionisti del settore, come appunto il mio attuale datore di lavoro, che è Maurizio Salvadori, di Trident Music. E poi è ovvio che, come dici tu, non si può certo imparare tutto, prima o poi comunque bisogna continuare ad aggiornarsi. Se no io intanto la ripeto, come inizia la progettazione di un lavoro del genere? Intendo proprio gli step necessari all'ideazione. Inizia tutto in realtà proprio dalla musica, quindi dalla canzone in sé. Io sto lì anche magari ore su ore ad ascoltarmi lo stesso brano per cercare di capire che cosa voglio esprimere attraverso le immagini e quanto appunto andare ad aggiungere e quanto andare a togliere, come dicevamo anche prima nella domanda precedente del professor Mologni. Quindi tutto parte da lì, dalla musica, dal testo, perché ovviamente io prendo il testo della musica come se fosse un testo teatrale, quindi sulla base di quello che vuole esprimermi il testo della canzone io cerco di trovare il giusto compromesso a livello visivo, e poi può partire proprio come se fosse un progetto qualunque, da un disegno, da un bozzettino o da uno schizzo su Photoshop. Io utilizzo molto i mezzi digitali, quindi Photoshop e tutto i vari pacchetti Adobe. E poi da lì nasce in realtà poi il progetto creativo progettuale, quindi l'ideazione di quello che vuoi fare, la parte più lunga. La parte più breve è ovviamente quella di realizzazione del video in animazione grafica, perché ovviamente quello, una volta che si è trovato la giusta idea a livello visivo e di colore, di immagine, eccetera, poi viene da sé. Io volevo chiedere appunto quanto tempo dedichi a un'idea, a una canzone. Dipende molto in realtà. Ci sono canzoni o comunque video, visual a sé, che mi portano via magari anche una settimana a livello di lavoro, perché magari non riesco a trovare il giusto compromesso e quindi magari ci sto a rifare la stessa cosa più e più volte per cercare di renderla al meglio. Ci sono invece visual che realizzo anche in 2 giorni. O anche meno, insomma, dipende molto da quello che io stessa riesco a tirar fuori, perché a volte ovviamente non è semplice, poi soprattutto se segui la stessa band da 3 anni e quindi conosci tutte le loro canzoni a memoria, però continuano ad aggiungersene di nuove, quindi il lavoro fatto in precedenza non è mai completo, bisogna continuare ad aggiungere e modificare cose, quindi un processo abbastanza lungo e ovviamente a livello mentale, artistico e creativo può diventare, non dico logorante, però insomma a volte viene difficile trovare anche delle idee nuove che siano sempre diverse, sempre innovative rispetto alle precedenti. Quindi... E cosa fai quando non ti viene un'idea? Continuo a cercare, anche magari mi metto semplicemente su Pinterest, metto una parola chiave che possa aiutarmi a
dare una identificazione al video e mi metto lì a cercare, così anche solo a bombardarmi di immagini, perché magari ho l'idea di quello che voglio esprimere a parole, potremmo dire, o comunque per concetti, però magari mi manca proprio quella scintilla a livello visivo che poi vado a cercare anche in film, piuttosto che... ma in tutto in realtà, cioè tutto ciò che riguarda la cultura visuale poi mi stuzzica la mente e la fantasia, però è una continua ricerca. Quindi mi metto appunto lì, magari passo anche le ore a guardare cose, immagini, finché non riesco a dire ok, questa cosa potrebbe funzionare. Ho capito, grazie. Grazie a te. Grazie Federico, grazie Giulia. Simone, prego. Una domanda anche io, ma più che altro il tuo lavoro, diciamo, ecco, si occupa, tra virgolette, solamente di individuare l'idea del video o anche della sua realizzazione proprio fisica, effettiva? Tutte e due le cose, guarda. Cioè, io sono appunto l'ideatrice dei video e anche la realizzatrice. Ci sono miei colleghi con i quali ho anche collaborato in questi anni che hanno... magari sono gli art director, quindi si occupano più della parte ideativa e progettuale, poi hanno persone che lavorano per loro nella realizzazione. Io ovviamente adesso sono ancora troppo, troppo giovane e poi sinceramente, ti dico la sincera verità, preferisco essere io in prima persona a realizzare la mia idea, almeno per il momento, perché comunque sono io la persona più adatta a poter, diciamo, gestire il lavoro. Però per quanto riguarda l'occasione, immagino ci sia un motivo se si chiama occasione, perciò quanta importanza dai in questo caso alla fortuna di aver trovato questa occasione come primissima occasione? Ma molta importanza, ma infatti io ancora oggi mi trovo a domandarmi, ma quel giorno in cui mi sono decisa a scrivere al tastierista della band per fare due chiacchiere, cosa avevo in mente? Cioè, come mi è successa questa cosa? Secondo me, sì, la fortuna fa tanto, però secondo me bisogna anche appunto guardare bene dentro in determinate situazioni. Nel senso che quando io sono entrata dentro nel progetto, ancora di Sanremo, piuttosto che di queste cose grandi che stiamo pensando di fare, non c'era neanche l'ombra. Appunto, come dicevo prima, non avevamo budget, non c'erano le possibilità tecniche per fare tutto. Però dentro nel progetto in sé, proprio a livello musicale della band, loro sono dei ragazzi molto intelligenti, vedevo qualcosa che secondo me poteva avere un futuro. Non immaginavo così tanto grande, però comunque vedevo un futuro possibile. Le tue paure, le tue ansie, perché, vabbè, ultimo anno, quindi siamo anche noi abbastanza preoccupate sul nostro futuro, no? E quindi volevo sapere come hai affrontato comunque il mondo del lavoro, quindi... Guarda, è sempre molto difficile anche qua, perché ovviamente esci dall'accademia che hai determinate certezze, però il problema è appunto che poi queste certezze si vanno a scontrare con la dura realtà, non sei più nella bolla di protezione dell'accademia, e quindi c'è sempre quest'ansia, prima di tutto che secondo me se sei un artista tutto tondo non ti abbandona mai, cioè la paura di non essere mai all'altezza della situazione. E quindi c'è sempre questa paura, in più appunto sei giovane, posso permettermi di dire che essendo una ragazza poi c'è sempre questa visione anche un po' discriminante, cioè nel senso che poi ovviamente ti fanno sempre un po' di battutine, i tecnici così, quindi insomma ti senti sempre di meno e quindi la difficoltà è abbastanza, è dietro l'angolo insomma, però... tutto sommato devo dire che comunque di grandi difficoltà una volta che superi la paura e l'ansia tua personale, quindi quello che puoi crearti tu a livello inconscio, una volta che la superi non c'è effettivamente nessun tipo di problematica grosso, almeno io fino adesso non ho incontrato delle problematiche che mi hanno fatto desistere poi da fare determinati lavori, piuttosto che... Però sì, c'è questa paura innata che di aver paura di sbagliare e di non essere in grado di affrontare determinati progetti. Però poi alla fine ti trovi lì e se ti trovi lì lo devi fare, perché devi dimostrare non solo a te stesso ma anche alle persone che hanno creduto in te che ce la puoi fare, che ce la devi fare. Quindi in qualche modo poi uno ne viene a capo. Grazie mille Giulia. Grazie a te.
Grazie Martina, grazie Giulia. Io lascio. Io avrei una domanda per quanto riguarda il momento in cui hai deciso di iscrivere alla band. Hai voluto anche allegare già delle proposte o ti sei semplicemente presentata? No, avevo presentato anche un minimo di proposta, all'inizio soltanto così a livello di idea, così portando degli esempi di altre band o altri artisti che magari io seguo, e quindi dando una sorta di mood board alla band per fare un po' capire qual era la mia intenzione. Questo nelle prime proprio fasi così di brainstorming. Poi dopo, piano piano, andando avanti nel lavoro, ho presentato degli esempi più concreti di come avrei voluto realizzare la cosa e quindi poi piano piano sono andata avanti nella realizzazione perché mi è sempre stato detto sì, no, bello, dai, che figata, facciamolo e quindi secondo me, come dicevo prima, il metodo che sto utilizzando io è cercare di guardarmi attorno, quindi guardare a possibilità che sono concrete, anche piccole realtà che però possono darmi delle possibilità a livello lavorativo concreto, perché sognare in grande è bello, però appunto come dicevamo prima bisogna anche cercare di rendere, insomma, di realizzare poi quello che uno ha in testa, l'idea che ha in testa. Giulia, grazie davvero, non so se vuoi dire qualcosa in chiusura. Certo, io vi ringrazio perché a parte che è volato questo tempo, è stato molto interessante anche per me perché effettivamente, ripeto, non essendo una professionista ancora, diciamo, affermata così, per me è sempre importante confrontarmi con i miei colleghi alla fine più giovani o anche meno giovani di me. E quindi è stato molto interessante, vi ringrazio e spero di essere stata, insomma, utile per qualcuno, magari anche soltanto così a livello di idea, per potersi buttare in qualcosa che magari sogna da tempo, però che ha paura, dentro cui ha paura di immergersi totalmente. Assolutamente, questo è un bellissimo messaggio. Ringrazio ancora tutti e sicuramente ci rivedremo presto, come dicevo, in uno spazio reale. Speriamo, sì, grazie mille.